Bentrovati telespettatori del Sasso nello Stagno. Questa settimana siamo ad Albino per parlare di un tema molto delicato: le mamme bambine. Da un'indagine recente svolta sul territorio italiano è emerso che la percentuale delle ragazze che diventano madri a 14-15 anni è in notevole aumento. Come mai questo fenomeno? Probabilmente forse le ragazze non hanno abbastanza informazioni sull'argomento contraccezione, e chi dovrebbe parlarne? I genitori, o dovrebbe essere demandato alla scuola questo punto? Sentiamo cosa ne pensa la gente. Sempre più mamme bambine. Si è abbassata la media, come mai secondo lei? Non mi parli. Perché ha esperienze? Sì. Sì, cioè? Sì, ma lasciamo cosa di 20 anni fa. Cosa ne dice? Come mai sempre più piccoline? Perché hanno buon tempo. Troppo sviluppate. Cosa magari è anche colpa di internet, sono televisione. Facebook, Twitter, tutte. E le mamme di queste bambine e i papà, come devono reagire? Ognuno ha la sua esperienza. Ma aiutandole, figlie, così? Sicuramente. Sicuramente. Deve sempre stare vicine. Sì. Cioè, come da inquadrare questo fenomeno, secondo lei? Ma non saprei dirle. Sono cose che si evolvono nel tempo, come nella nostra società. Lei è diventato padre a che età? 25. Vecchio. Appunto. Comunque, vabbè. Cosa si dice ai figli? Cosa si dice? Quando arrivano nell'età, secondo lei? Cerca di educarli in maniera più bene possibile, poi dopo dipende dalle compagnie che si fanno, di come si vengono nella scuola, come vengono educati, tutto lì. Il figlio o la figlia arriva a casa a 15 anni e dice: papà, diventerò mamma. Bisogna accettarlo, saperlo accettare. A quel punto lì cosa facciamo? Andiamo a cercare il maschio? No, bisogna cercare noi prima di tutto gli errori che abbiamo fatto ad educare i figli. Perché secondo lei è un errore diventare mamma? No, non è un errore, però è un po' presto, perché si rovina la bambina che è ancora. Perché... Quando si può dire che una ragazza è ancora bambina che è donna pronta per mettere nel mondo un figlio? Al giorno d'oggi si comincia presto, però ci vorrebbe minimo... Una donna deve fare la propria gioventù, le proprie esperienze, secondo me, per poi durare nella vita. Se una vuole fare una casa, vuole fare una famiglia, deve stare con provare qualcosa prima. Se a 15 anni fai già un figlio, hai già una vita. E quindi aspettare i 25? 20, 25, 20. Ma sopra i 20 almeno, secondo il mio parere poi... Ecco. No, sempre più mamme bambine nella nostra società. Non lo so. Si diventa mamme sempre più giovani. Beh, mi sembrava quasi all'incontrario a me di averlo. Una volta sì, diciamo che fino a tempo fa si aspettava. Non ho letto l'articolo. È un'inchiesta che hanno fatto negli ultimi 5 anni: più 35% di mamme intorno ai 16 anni, 15-16 anni. Questo è un po' grave. Ma di chi è la colpa? Chiamiamoli bambini, dei genitori? Sarà un po' di tutti la colpa, un po' dei genitori che non istruiscono bene i figli, probabilmente, e dei bambini che ormai non hanno più nessun freno. Lei ha figli? Ne ho due figli, ma però sono un po' più grandi. Due figli? due figli maschi. Ha fatto il classico discorsetto, come si dice appunto? Da papà, ormai io ho un nipotino, i miei figli sono abbastanza grandi, uno ha 34 e uno 32 anni. Quando le hanno dato l'annuncio, papà diventerai nonno? È stata una bella sorpresa, contentissimo. Quanti anni avevano loro quando? Mio figlio aveva 20. Dunque ha 3 anni, ne ha 34, aveva 30 anni, aveva 31 anni e 27 o 28 anni la moglie. E se si fosse presentato, che ne so, a 17 anni, diventerai nonno. L'avrei accettato, perché tutto sommato è sempre una risorsa, diciamo un bene avere un figlio. Però certo, il problema è che uno a 17 anni, di questi tempi, che non ha lavoro e così, vanno tutto a carico dei genitori queste cose qua dopo. Non mi sembra che uno a 17 anni abbia un lavoro al giorno d'oggi.
e perciò diventa problematica da quel senso lì. Poi sicuramente è bello perché un nipotino mi ha cambiato la vita anche a me. A che età sei diventata mamma? 29. 29 anni? Secondo te è un'età giusta? Giusta, nella media. Nella media. Basta. Ma adesso un articolo, un'indagine, si diventa mamme anche sempre di più a 15-16 anni. Che coraggio loro. E come mai secondo te questo fenomeno? Colpa dei genitori che non spiegano bene le cose ai figli? No. I giovani che sono un pochino più grandi, già giovani. E magari qualcuno dà la colpa ad internet, a tecnologia, ai social network, possono centrare? Direi che non si rimane incinta tramite Facebook o WhatsApp, quindi non credo a questa cosa qua. Penso più al fatto che c'è un po' un'emancipazione prima rispetto ad altri tempi. A te è stato fatto il discorsetto da parte dei genitori? No. No? No. Non si è mai affrontato il discorso? A 29 anni sono arrivata da sola. Hai capito da sola come giravano le cose? La scuola. La scuola, poi comunque avevi le amiche, le sorelle, però sì. E non hai mai pensato, sei sempre stata attenta anche da giovane, a dire tutto, ma mamma no? No, non c'è stato bisogno. Ok. Sapevi già le regoline? Sì. Hai studiato? Sì. La cicogna, l'ape, il fiore. Te l'hanno spiegato alle scuole medie. Hanno utilizzato questi termini? Non proprio, però l'esempio è sempre calzante. Dici che secondo te le scuole medie è il giusto momento in cui spiegare certe cose ai ragazzi? No, un po' prima adesso. Prima? Un po' prima. Alle elementari? Non c'è niente di male, la natura. Se sanno come funzionano le cose, magari si evita poi alle medie di fare qualche guaio. Però alle elementari usando la cicogna e il cavolfiore. Una via di mezzo, sì. Bisogna darci con un po' di tatto. Esatto. Okay. Lei ha figli, figlie? Io ne ho tre, ma sono grandi. Non ho mai avuto problemi di quel genere lì. Ma ha spiegato lei ai figli? Qualcosa, sì. Oppure c'è sempre un po' di imbarazzo a dire certe cose? Sì, c'è anche l'imbarazzo. Dovrebbero arrangiarsi da soli? Ci dovrebbe pensare la scuola? No, un po' la scuola e un po' anche le mamme, le papà. Soprattutto i papà. A che età? Che hanno più suggestioni. Ai papà? Mica fa più suggestivo, capito? Lei a che età è diventata mamma? A 21. Si sentiva ancora una bambina? Si sentiva già donna? Normale. Ma quando mi sono sposata io, del 70, erano diverse le cose di adesso. Adesso diventano mamma più tardi? Sì. Verso i 31. O se no troppo presto perché... O se no appunto. Non sono preparate. Ecco. Prepariamo questi figli allora. Sì, dai. Sei sempre più mamme bambine. Come mai secondo lei questo fenomeno? Colpa dei genitori che non raccontano? Non spiegano? Non spiegano. Non lo so, ora la gioventù. Sono riservati. Nascondono tutto. Perché hanno dei divieti magari da parte dei genitori e quindi hanno paura di raccontare quello che magari gli succede ed è sbagliato perché è sempre meglio confidarsi con i genitori, certo, che possono dare degli ottimi consigli. Ma dovrebbero essere i genitori per prima a parlare con i figli e dire guarda, stai attento a un'età in cui... Ci sono genitori che lo fanno, ci sono genitori che magari pensano di più al lavoro, di più alle cose sue, magari tralasciano un po' i figli. Dovrebbero essere i genitori a parlarne o magari demandare alla scuola questo compito di spiegare i metodi contraccettivi? No, questi dovrebbero essere i genitori innanzitutto a dare queste spiegazioni per affrontare fuori la vita, come sono io con i miei figli l'ho fatto sempre, fin da piccoli ho dato dei consigli anche se si ritorcevano contro, mi dicevano tu hai la mentalità antica di qua, però ora che sono grandi mi dicono ah papà avevi ragione, è vero quello che mi dicevi, i consigli che mi davi, e quindi io da parte mia, i miei figli almeno penso di aver fatto il mio dovere. Ci sono genitori che magari, non lo so. E se suo figlio fosse arrivato a 16 anni a dirle papà diventerai nonno?
E vabbè, come la prendiamo? Non saprei. Sarebbe una botta, veramente. Sarebbe una botta, giustamente. È un'età che, con i tempi che corrono, è un po' difficile affrontare la vita. E quindi, infatti, è giusto dare questi consigli in modo tale da non ingappare a queste cose. Certo, ma già in che età, secondo lei, qual è l'età giusta in cui dare questi consigli? E io i miei figli li ho dati sempre, non approfonditi, ma già un po' a fargli capire di stare attenta con i partendo dai 10 anni, 12 anni, 15? Sì, dalle scuole medie magari può trovare quel compagno sbagliato, quella compagna sbagliata, da indicargli una cattiva strada, e allora io ho cercato di metterli sulla retta via, consigliandoli di stare attenti a non ingappare in certe cose, perché poi sono cavoli. I genitori, lei ai suoi figli ha spiegato? Sì, come? Davvero? E come? Sì. Ha fatto... Li lasciavo anche liberi di andare in giro. Vabbè, ha fatto un bel discorso ai figli? Sì, è profondo. A che età? Profondo. A che età? 10-12 anni. Ah, quella è l'età forse giusta? Forse anche prima. Sì. Li lasciavo abbastanza liberi. Ma quella è l'età giusta in cui parlare di certe cose? Non lo so, bisogna vedere loro che testa hanno. Le ragazze che diventano mamme sempre più giovani. Guardi, là è un articolo 14-15 anni che non mi interessa assolutamente. Di fare che c'è noi, a me mi interessa proprio mia. Ho capito, ma lei è genitore? Io no, purtroppo che sono riane anche a te muovere. No! È colpa magari dei genitori? No, non credo. Ma va, oltretutto ci sono un sacco di corsi anche a scuola sulla sessualità, quindi non è quello. Allora perché sbagliano? Cioè perché non saprei. Guardi, potrei raccontarle una vita intera di queste situazioni qua che io sono contraria. Provare a distribuire un attimino più di preservativi e capire un attimino che ormai le ragazzine diventano già donne a 11-12 anni. Invece ai miei tempi fino a 18 si giocava ancora con le bambole. Ma è davvero così? Oppure non si diceva ai genitori, si teneva un po' più nascosta la cosa? Ma... No. State... Ma a che età bisogna cominciare a parlare, secondo lei, ai figli? Di mettere i metodi contraccettivi. Siamo cresciuti tutti, dai, diamine. Ma quindi no, meglio non parlarne ai figli? Ma non lo so, non ho un'età precisa. Però già qualcuno mi ha detto prima le elementari. Diciamo che ci sono tante, tante cose che andrebbero riviste, va. Tante, ma tante. Io che passo gli 80 non sono neanche mai rimasta dentro, mai una volta. Come mai, secondo lei, invece, bambine a questa tenera età? Come mai la gioventù? Il sesso è cambiato, Sì? Credo. Non lo so, io chiedo, non posso fare, purtroppo non posso rispondere io. No, grazie. Ma i genitori, secondo lei, parlano ai loro figli di certe cose? O dovrebbe parlare nella scuola? È che io non ho figli, non ho. Allora non posso neanche parlare. Certo. Ma a lei, quando era bambina? Sì, quando ero bambina, magari a quei tempi, Qualcuno le ha fatto il discorsetto, stai attento ai maschi! E come, sì. La mamma poi, Era più la mamma o il papà? Tutti e due. Ma a che età hanno cominciato a dirle di stare attenta? Non mi ricordo. Sempre più mamme bambine? Sì. Sì. Come mai questo fenomeno, secondo lei? Va benissimo per l'Italia. Un investimento per le nascite e anche per rinforzare il patrimonio umano dell'Italia. Però l'Italia da giovani, così a 14-15 anni diventare mamme? Guarda, la natura si deve rispettare. Si viene da questa età, la persona anche matura. Bisogna incoraggiarle. Bisogna anche dare anche delle possibilità che queste ragazze siano prese in carica, perché il bambino non è soltanto il suo, è quello del Stato. Però a 14 anni tu capirai che una bambina che diventa mamma... Un incidente si deve assumere, ma lo Stato deve venire in incontro, aiutarlo a far crescere il bambino, perché non soltanto il suo,
perché lo Stato deve investire su quello lì, che sarà il futuro d'Italia, e l'Italia deve rinnovarsi, è importante. Da quale paese arrivi? Io dal Senegal. Com'è la situazione in Senegal? Lì le mamme, quando appunto partoriscono i primi figli? Di solito 16-18 anni, però adesso è quel paese in Africa che ha fatto più il progresso per la parità. L'unico paese attualmente in Africa dove hanno 39% per deputati, 50% anche per ambasciatori. Quindi abbiamo un presidente giovane che è della mia età, perché abbiamo fatto due università insieme, io facevo scienze economia, lui faceva scienze della terra. Adesso il Senegal ha scoperto il petrolio e stanno facendo un referendum per proteggere le generazioni future nel quale possono approfittare di questa mano del cielo. Quindi tu dici che anche lì le mamme, appunto a 16 anni, il primo figlio. Eh sì, perché c'erano quelli che chiamano il matrimonio forzato. Ah. Però adesso le donne hanno tanti posti di responsabilità e stanno aiutando quelle lì a crescere e a dargli la possibilità di studiare. Ma io chiedo agli italiani di andare più in Senegal, puoi aiutare per tantissime cose, per esempio Parmalat, non voglio fare un po' di pubblicità, ma perché l'Italia ha la migliore protezione alimentare nel mondo, quindi l'Italia deve andare in Senegal, aiutarli un po' a gestire la sua alimentazione, perché il nostro presidente sta facendo delle grandi progressi con l'agricoltura per dare la possibilità che nessuno abbia fame. Ma l'Italia è un bellissimo esempio. Io ho fatto gli Stati Uniti, ho fatto il Giappone, ho fatto la Francia, ma l'Italia ha più di umanismo, ma questo umanismo le deve proteggere sul punto di vista della sicurezza, perché la sicurezza è il primo grande investimento nel mondo. Ha visto il fenomeno delle mamme bambine, diventano mamme a 14, 15, 16 anni. Ecco. Come mai secondo lei? Non lo so, guardi, la mia l'ha avuta anche lei a 17 anni. Ah, fantastico, allora ci può dare proprio un'esperienza vuole, di vita. Però l'hanno presa bene anche i miei, perché eravamo una famiglia grossa e cosa vuole. E quindi lei è arrivata, come lei se la ricorda il giorno in cui... Sì, per me è stato un po' perché lavoravo. Un colpo. Sì, però lei è andata a fare tutte le visite senza dirmi niente, perché? Perché mancava pochi giorni a andare in pensione. E diceva, se glielo dico prima, la mia mamma va fuori di sé. Però sono sicura che mi aiuterà. E così è stato e così ha fatto. Certo. E quindi lei si ricorda il giorno in cui è venuta da lei e ha detto, sì, mamma, devo dare una notizia. Capisci? Com'è stato? Cosa le ha detto? I ragazzi, prima di dirglielo ai ragazzi, volevo essere preparata io e ci è voluto qualche giorno. Però è stato un bel mese di... Ma gliel'ha detto con il ragazzo in parte? Il ragazzo in parte no, perché era il suo fidanzatino e voleva farla abortire. Lei dice no. La mamma l'ha avuta 50 anni e era felicissima, perché io devo abortire? Meno male che hai capito almeno quello, dice, intanto di quello che t'ho preparato sempre a tutto. E non avevi capito niente. Ecco, perché lei aveva fatto il discorsetto? Senz'altro, sì. In continuazione. Ah. E penso che sia una cosa all'incontrario, anche in continuazione. Cioè, secondo lei è meglio che i ragazzi imparino da soli? No, però non troppo. Perché se ci si sta sotto troppo, fanno all'incontrario. Non lo so, guarda. Penso forse è meglio lasciare un po' più di libertà. Non troppa libertà, però cercare di non stressarli, insomma. Certo. E il marito come l'aveva presa? Il marito? Ma ho visto che eri tanto preoccupata, ma pensavo che eri ammalata ad un tumore te. Ma se viene una bambina, è una bambina. E poi mica il caso, una più, una meno. Dice, non era poi da prendersela così. Quindi tutto sommato l'ho presa bene. Sì. E dopo questa poverina, quando si è sposata, ha avuto un figlio e dopo 3 mesi, poverina, ha avuto un tumore all'utero. E dice, era questo sì il dispiacere, no? Quello che...
Sì. Certo. C'è il fenomeno adesso delle mamme bambine. Diventano mamme intorno ai 14-15 anni. Che come mai secondo te questa cosa? Non lo so. Mancanza di informazione? Genitori timidi che non ne parlano? Beh, può essere un sacco di cose, sinceramente. 14 anni secondo me è un'età molto particolare, stai ancora in una fase di cambiamento e avere la responsabilità di avere dei figli, coraggio, ma nello stesso tempo è preoccupante come fatto, sicuramente, sicuramente. Poi bisogna vedere caso per caso, bisogna capire effettivamente se sono volute, se sono scelte, se sono casi, se sono... Voluti non credo, 14 anni. Quindi molto... Tu 14 anni già pensavi a voler fare una famiglia con figli? No, assolutamente. Infatti sicuramente l'informazione è molto importante e ormai oggi il sesso è un po' troppo comodo, facile, reperibile e anzi preoccupante anche nelle scuole come viene consumato e come viene gestito. Quindi sicuramente la scuola e la famiglia devono aiutare a avere un'informazione, dare un'informazione a questi ragazzi di usarsi con consapevolezza, perché si è un po' leggeri secondo me, ecco. Ma le prime informazioni sui metodi contraccettivi, queste cose? Da 8 anni, da subito, bisogna subito, dalle elementari bisogna capire subito, perché i bambini lo sanno già. Sì, io già a 9 anni sapevo già come funzionavano i meccanismi. Sì? Sì, da subito, non è che devi arrivare ad avere il primo ciclo e sapere che cosa ti sta succedendo, l'informazione deve arrivare da subito, i bambini sono molto svegli. Ma magari con termini tipo appunto come mi ha detto qualcuno stamattina, subito non la pina, l'ape, il cavolfiore, arriva la cicogna che allora, porta. Io poi credo, penso così, nel senso che io credo che le cose siano giuste se vengono trasferite correttamente, le informazioni dall'inizio devono essere chiare in modo tale che non ci siano fraintendimenti, cioè. Per me, quindi il bambino è un piccolo, cioè siamo abituati a vedere i bambini come persone che non capiscono, perché non sanno comunicare bene, quindi non sono in grado, invece sono molto più avanti di quello che crediamo e secondo me bisogna dargli giusti input nel momento giusto, ma il giusto può essere molto prima di quando poi è troppo tardi, ecco, insomma 14 anni secondo me è già troppo tardi, quindi una bambina che è arrivata ad avere una situazione del genere magari qualche cosa prima, poi può capitare tutto, però deve essere consapevole. Purtroppo a 14 anni sei già consapevole e parecchio, secondo me. Quindi è una questione che credo sia legata all'informazione e oggi proprio ce n'è. Anzi, però è anche troppo lì, cioè nel senso con la tecnologia, l'informazione internet che abbiamo, dovresti essere proprio informati. Quasi dottore. Esatto. Io dico che è un po', colpa dei genitori, che non seguono tanto bene i figli. Lei a che età è diventata mamma? 24. Come la mia mamma, mi avevo avuta 24 anni. Quindi la vostra famiglia, lei ha una figlia? Sì. I genitori devono parlare chiaramente ai figli a che età? La età maggiorenne, quando i figli sono maggiorenni che capiscono e tutto che... Prima non bisogna parlarne? Se hanno voglia possono anche parlare prima. Dipende della figlia, se come si comporta, se ha voglia di parlare prima o... Quindi bisogna aspettare i figli per parlarne? Anche aspettare che i figli dicono, ma mamma, papà, com'è che avviene tra uomo e donna? Anche la mamma dovrebbe dare una spinta. Di restare attenti. Ecco. Hanno fatto un'indagine, è risultato che in aumento le mamme di 14-15 anni. In Italia? In Italia. Più 35% negli ultimi anni. Ma forse perché in Italia non c'è questa grande politica sulla famiglia come si vuol far credere, quindi poi alla fine vengono tutti un po' lasciati allo sbando. E personalmente penso che poi ci sia anche un certo calo culturale e quindi alla fine nel degrado si creano situazioni
che non sono proprio piacevoli. Ma chi dovrebbe raccontare, spiegare tutto, anche il mondo ovviamente della contraccezione, ai ragazzini? Beh, sicuramente la scuola, ma anche i genitori. E oggi i genitori credo che siano più impegnati sul lavoro e sulle cose futili, vedi il cellulare, vedi la borsa di Louis Vuitton, vedo questo caso, queste cose, e forse i ragazzini vengono lasciati un po' allo sbando. Questa è la mia opinione. Non è che magari manca un po' invece di coraggio nei genitori di affrontare certi argomenti che magari sono ancora tabù oggi? Può essere, cosa che non dovrebbe essere, visto che viviamo ormai in una società abbastanza aperta rispetto a quella in cui vivevo io, che magari era più chiusa. Esistevano sicuramente più tabù oggi tra televisione, giornali, la informazione è molto più aperta, e quindi forse i genitori dovrebbero un pochino più impegnarsi su queste cose. Parlo da non genitore, quindi senza cognizione di causa. Lei però è stata figlia e quindi magari certe informazioni le avrà ricevute magari dai genitori. Ma più che altro io ricordo che quando ero piccola si faceva educazione sessuale tranquillamente a scuola. In che classi? Vado a memoria, ma sicuramente alla fine delle elementari, quindi sui 10 anni, che secondo me, spiegato facile, comunque sono nozioni e informazioni che ti restano in testa. Sicuramente non al liceo, anche perché poi sei in una fase in cui ditemi quello che volete, ma intanto non vi ascolto. Però penso che alle elementari o comunque prima media, seconda media dovrebbero essere temi da affrontarsi, ma con tutta naturalezza. Ma in quinta elementare già con i termini scientifici oppure andare un po' più soft? No, soft. Comunque tu devi far capire a dei bambini di 10 anni cosa succede e quali sono poi le conseguenze, perché quello poi che... Quindi utilizzare magari termini, il semino... No, assolutamente, no. Cioè utilizzare termini scientifici, ma non troppo scientifici che complichino la faccenda e che quindi non capiscano. Però sicuramente farlo. Senza raccontare troppe favolette, cicogne... No, che favolette, raccontiamo la realtà. Okay. Hanno più realtà di noi questi ragazzini, quindi è meglio raccontare com'è la storia, non come le cicogne, i semini o stupidaggini varie. Un'opinione sulle mamme bambine. Da un'indagine che hanno svolto da poco è emerso che sempre più mamme a 14-15 anni. Sempre più mamme così giovani. Come mai, secondo lei, questo fenomeno? Oh, santo cielo. Sicuramente in questa società c'è troppo permissivismo, mass media, troppo informazioni libere a cui prima un tempo tanti ragazzini non avevano accesso. La prima causa sicuramente è l'internet, che dà modo di spaziare di più, anche nonostante l'educazione che i genitori faticano a trasmettere, però penso che sicuramente questo è il fenomeno della troppa libertà. Certo. A 14 anni impreparate a questo livello vuol dire che è mancato qualcosa prima? Anche. Mancato il genitore, mancata la scuola, ma chi? Oppure c'è molta leggerezza da parte dei ragazzi di oggi? Per me sì, c'è voglia di crescere, c'è troppa fretta, ma innanzitutto ritorno a dire che secondo me molti genitori danno anche troppa libertà. Cioè, penso, perché se dai più controllo magari c'è meno probabilità che ci siano questi rischi. Se lei, non so se è genitore, ha figli? Io ho una figlia di 13 anni, per cui infatti è una... Siamo già nel periodo in cui bisogna raccontare certe cose. Innanzitutto la confidenza, cioè i genitori, i figli devono capire che non devono avere paura a confidarsi. È importante, perché molte volte fra le amiche ci si può dire tutto, i genitori si ha paura. Se c'è la paura c'è poi lo sbaglio, tante volte. La figlia 14-15 anni, non diciamo 13, facciamo 14-15 anni, mamma ti devo dare una notizia. Mettiti seduta, oddio. Diventerai nonna. Santo cielo, è un colpo tremendo. Ma soprattutto per il futuro stesso della figlia, che cioè, con il fatto che deve fare un liceo, ha davanti il suo futuro, quindi c'è una notizia davvero terribile. E a quel punto lì cosa una mamma cosa consiglia, cosa dice?
Si prende una pausa di riflessione, sì, ti parlerò tra una settimana, adesso devo ragionarci sopra. Cioè si cerca di capire com'è sicuramente la situazione con il padre, perché è chiaro che se i ragazzi si vogliono anche bene, se c'è possibilità di un futuro, seppur così prematuramente inizia una relazione così impegnativa, penso che si cerchi di capire che intenzioni abbia il padre per aiutare in qualunque caso i figli sempre. E è ovvio che padre, si promuove la il vita. Il padre di 15 anni dice sì, vogliamo formare una famiglia. Se no, la madre e la famiglia c'è sempre, penso che i figli devono sentire la famiglia in ogni caso sempre vicini. Ma i figli sono comunque sempre da tenere. Certo, sono d'accordo, i figli sono comunque un dono e per quanto è possibile... magari da non tutto il male viene per nuocere. Argomento molto delicato quello di questa settimana per il Sasso nello Stagno, che ora va a concludersi. Grazie ovviamente, come facciamo sempre in chiusura di trasmissione, a tutti voi che ci avete seguito. Grazie a Vladimir Lazzarini per le riprese e il montaggio del Sasso nello Stagno. Vi diamo appuntamento sempre di martedì alle 20:40 sul canale 88 per la nostra trasmissione 3-7 giorni, nuovo argomento, nuovo paese.